stiamo andando a vivere la vita che abbiamo sempre desiderato. Giusto così. Dimenticato il tacchino in macchina. Madonna, che caldo che fa. Siamo in partenza, ragazzi. In partenza, per modo di dire. Siccome ho praticamente costretto Dadda in tutti questi ultimi mesi a dormire nei peggiori posti del mondo, e quando dico peggiori intendo veramente peggiori. Ci sono delle macchie anche qua. No. No, questo non l'avevo visto, mi sta venendo da sboccare, te lo giuro. Abbiamo dormito nell'hotel peggiore di Milano. Abbiamo dormito nell'hotel peggiore di Roma. In quello peggiore di Barcellona. È ora di dire basta a questo supplizio. Perciò per questa sera ho deciso di prenotare una camera all'interno di uno degli hotel più belli di Milano. Un hotel 5 stelle, ovviamente. È giusto così, abbiamo mangiato merda per svariati mesi. E adesso è arrivato il momento di dare il giusto premio a Daniel, a quel braccio tamarro sofisticato. Quindi in questo momento, come sicuramente avrete già capito, sto andando a prendere quell'energumeno di Dadda che entrerà qui all'interno e ci recheremo immediatamente presso l'hotel. Non vedo l'ora, ve lo giuro, credo che sia la, non la prima, ma la mia seconda volta nella vita all'interno di un hotel a 5 stelle. Porca troia, che culo! Mi sono scordato una cosa importante. Ovviamente Dadda non è a conoscenza di nessuno di questi dettagli. L'hotel ha la palestra, quindi ci alleneremo, ed inoltre non ho acquistato una camera base, ma una tipologia di camera chiamata The Lounge. Già il nome mi fa arrapare. Grazie a questo servizio, se non ho capito male, avremo accesso ad una sorta di lounge, una sorta di stanza privata solo per noi, aperta 24 ore su 24, dove potremo mangiare e bere tutto quel cazzo che vogliamo. Ve lo giuro, non mi sembra vero e non avevo mai sentito parlare di una cosa del genere. Tra l'altro, cosa che mi ha fatto sorridere, quando sono andato a prenotare la camera, a fianco c'era scritto spuntini gratis 24 ore su 24. Questa è la fottuta camera che fa il caso nostro, ho pensato. Ci vediamo sotto la casa più tamara della Lombardia. Ok, ragazzi, ci siamo. Sono quasi arrivato. Adesso mi fermo e gli mando il vocale. Dadda, scendi immediatamente. Guarda, se non scendi ti pesto. Scendi che oggi vivremo una notte da sceicchi, Daniel. È tutto quello che ci meritiamo questo. Vieni, ti sto aspettando. Vediamo cosa mi risponde quel tamarro. Attenzione, ha risposto. Tua mamma è uno sceicco, porco Dio. Sarà anche ora, finalmente. La merda che mi hai fatto passare in quegli hotel. Ha ragione, non posso dirgli nulla. Dove stai andando? Un matrimonio? Un matrimonio? Aslegna larga la chi? Sì. Aia. Che è successo? Ho ciccato il... Allora? Guarda il braccio più tamarro di Dubai. Dadda, come giusto che sia, dopo un brutto periodo c'è sempre la rinascita. Esatto, e questo vale anche per noi. Siccome abbiamo testato tutte le strutture alberghiere di mezza Europa, però quelle peggiori purtroppo, quelle di merda, oggi, perché ce lo meritiamo e te lo meriti, Daniele, andremo a soggiornare all'interno di una stanza di uno degli hotel più belli di Milano. Hotel 5 stelle. Sì. Sei mai stato in un hotel 5 stelle? Hai mai soggiornato? Non penso, no. Io una volta e basta. Perché io sai che sono Tu sei umile, sei un ombre del pueblo. Massimo ho fatto 3, forse 4. Sì, dai. Quindi sarà la tua prima notte della vita all'interno di un hotel 5 stelle, Michelin. Michelin. L'hotel si chiama Meliá Milano. Forse l'hai già sentito, io l'avevo già sentito ma non ci ho mai soggiornato. No. Si trova in zona City Life. Se non ci credete che è un hotel 5 stelle, basta che lo cerchiate su Google, andate a vedere le recensioni, basta scrivere Meliá Milano. Ovviamente non ci hanno pagato, ci tengo a precisarlo. Anzi, se questa catena che avrà milioni di euro ci vuole pagare, noi siamo proprio qui a disposizione. Uscite le camere. E niente, adesso andiamo lì, abbiamo 20-25 minuti di strada, perché per attraversare Milano ci metti purtroppo 25 minuti. Arriviamo lì e facciamo un po' l'unboxing di questo posto. Buona esplorazione a noi, hasta vista. Hasta luego. Siamo imbottigliati nel traffico milanese, figa. 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 Parliamo così in hotel. Figa. No. Abbiamo fatto rare. No. Ragazzi, mancano 8 minuti e ci siamo, forza. Ragazzi, siamo arrivati. Dov'è sto coso? Io non vedo niente. Anch'io non scherzo. Vedo niente. Uno scherzo. Cretino, un'altra cosa di merda mi hai portato. È questo da fuori. Quale? Potrebbe sembrare un posto qualsiasi. Posso dirlo? Che schifo. Vediamo. Le colonne l'entrata è l'entrata imponente. Le colonne. L'entrata è veramente imponente. Total Black hanno il suo perché. Questa qui è l'entrata. A noi avevamo visto il sopra e abbiamo detto: ma che cazzo è sta roba? Però sotto, comunque, guardate che entrata c'è. Abbiamo parcheggiato esattamente davanti all'entrata. Prendiamo i bagagli e andiamo dentro. Andiamo. Cosa ti aspetti dalla camera da dentro? Non so niente, non mi dici mai un cazzo. Cioè, anche per me sarà una sorpresa. Un conto è vedere le foto, un conto è vederlo dal vivo. Hai visto le foto? Quello sì. Guardate che businessman. Cos'è? Ma che entrata è? Ma cos'è? Ma stai scherzando?
Quella lampadaria sopra di te, Dada. Salve. No, abbiamo una prenotazione per due. Nome... No, una per due persone, Dose Riccardo. Level, sì. Quindi hanno prenotato la stanza superiore, quindi c'è chi si fa il primo piano, secondo adesso mi accompagno. Ah, ok, perfetto. È la prima volta al Deleve? Sì, prima volta. Rispetto a una camera normale, quali sono i servizi? Della mattina possono fare colazione nel lounge, okay. Dalle 7 alle 11 c'è l'aperitivo, adesso partire dalle 6. Ah, ok. Prego, grazie, ben arrivati. Grazie. Buonasera, ciao. Salve. Grazie. Salve. Qualcosa? Sì, volentieri. Cosa possiamo? Abbiamo prosecco, vino, birra, se no possiamo fare il gin tonic, uno spritz. Grazie. Perfetto. Grazie. Partita IVA 0-1. Ma questo tavolino? Bello. Dopo ve la facciamo vedere meglio, ragazzi. Dopo facciamo una partita a scacchi, capito? Come si mettono le pedine io a scacchi. Comunque siamo appena arrivati, ragazzi. Dopo sbronzi dopo un secondo. Raga, siamo ubriachi. Dobbiamo ancora andare in camera. Dovrei rappresentare il... Agli occhi, ai quattro occhi. Tu non hai veramente cognizione di dove sei in questo momento, eh. Stiamo prendendo l'ascensore finalmente. Stiamo andando in camera. Abbiamo fatto due chiacchiere con il ragazzo che ci ha dato i cocktail. Tra poco torneremo da lui per bere. Oh, dai, sei tutto rosso, Daniele. Sono rosso perché ho preso il sole oggi. Sì, tranquillo. Non sono riuscito a filmare questa parte, ma la ragazza ha detto che la lounge è aperta 24 ore su 24. Effettivamente una persona può andare a mangiare e a bere per 24 ore su 24. Ed è tutto compreso nel prezzo. Che camera abbiamo? 221. Hai sbagliato. È 221. Leggi i numeri, cretino. Guardiamo prima la stanza per bene. Ma entriamo dentro, è tutta scrostata come in quelli in cui abbiamo vissuto fino ad oggi. Raga, guardate che lungo il corridoio. Dada sembra piccolo. A parte che sei un nano già di tuo. Neanche Cristiano. Fai uno schiaffo con la valigia. Neanche Cristiano Ronaldo. È immenso l'hotel comunque. Fuori non rende, ma dentro è incredibile. Poi non abbiamo nemmeno visto bene le parti comuni, ma torneremo tra poco. Guardate che atri che ci sono. Pensa quando lo abbandoneranno sto posto. Cosa fai? Metti la carta, cretino. Attenzione. Cazzo ridi. Vediamo. Permesso. Che figata, oh! Cos'è sta stanza? Qua facciamo l'amore stasera, io e te. No, raga, bellissima. Adesso la vediamo per bene perché sto male. Che figa, cazzo, Dada, mi sento... Ti spacco sta bottiglia in testa. Tu sei in delle condizioni imbarazzanti, te lo dico, eh. Ragazzi, Dada ha cercato di aprire la cerniera del suo zaino, si è ribaltato quasi per terra. Tour della stanza, come lo facevamo nei posti di merda. Intanto c'è questa volta incredibile che divide la parte del letto dalla parte di questo salottino. Qui ci abbiamo un... Come si chiama questo, Dada? Divano? C'è un divano con tutte le prese. Con le prese nere e oro. Qui c'è una presa Ethernet, tra l'altro, per la connessione. Poi, vabbè, tende classiche. Vediamo la vista com'è. La vista dà sulla strada dove abbiamo parcheggiato. E tra poco qui ci sarà un tramonto incredibile. Poi abbiamo questa lampada dorata dal valore inestimabile di... Mi piace questa cosa perché di solito eravamo attenti a trovare i dettagli negativi. Adesso tutti positivi. Una presentazione di questa cosa incredibile. Questa lampada dorata. Sicuramente dopo creeremo un'atmosfera un po' lounge e ci inizieremo a dare i bacini io e Dada. Altro divano. Questo non è un divano letto. No. Chi è? Due aragoste e quattro champagne. Secondo te ce la fanno la cena in stanza? Sì. La facciamo allora. Proprio caghiamo fuori dal vaso oggi, Dada. Caghiamo fuori dal vaso. Questo tavolino devi prenderlo per casa tua. Vero? Sì. Manca il tavolino. Sì, ma ce lo portiamo a casa. Non ne frega un cazzo. Che cazzo ce ne frega. Poi qui zona scrittura. Perché Dada scrive ogni giorno e sta per fare uscire un libro chiamato Come fare gli addominali... In 9 minuti. Una volta e basta, veramente. Qui ci sono delle riviste lasciate qui. Più questa luce, molto figa tra l'altro sta luce. E vabbè, anche la scrivania è molto bella, anche questa nera. Con un cassetto qui vuoto. Poi, la cosa... eccola.
Dadda sta venerando la macchinetta perché nella camera dell'Evel c'è anche questa in camera. Cioè tu ti svegli, metti l'acqua, metti le cialde. Ci sono le cialde almeno. Dove sono? Apri, apri. Ah, qua c'è il minibar. Quanta roba c'è? Ci sono le barrette proteiche. Come proteiche? Non è vero. Vabbè, cioccolato fondente. Cioccolato fondente? Ma che figo questo. Di solito i minibar sono vuoti, ragazzi. E guarda, per sempre per confermare la mia teoria. Cosa ha messo? La Coca-Cola. Dov'è la Fanta? La Fanta non c'è, ma c'è la gasosa. La Fanta la bevete tu e chi l'ha inventata e basta. Ovviamente questa non è compresa nel prezzo, cioè se uno la consuma la paga. Però ragazzi, stasera noi ci ubriacheremo con queste cose qui piccolissime. Che belle sono le bottiglie piccole degli alcolici. L'Absolut, bellissime. Qua forse le cialde, vediamo. No, qua c'è la cassaforte. Ah, qua! Eccolo! Eccole qua le cialde. Ovviamente ce ne sono quattro, tanto non hanno capito che tu ti fai 18 caffè al giorno, forse. Dettagli qui che fanno la differenza. Ovviamente negli ostelli non li trovavamo. Gentile signor Dose, benvenuto al Melia Milano. Le auguriamo un piacevole soggiorno e restiamo a disposizione per ogni assistenza. Cordiali saluti, Guest Experience Team. Un applauso, Dada. Poi abbiamo questa televisione, bella, prova a vedere se funziona. Vaffanculo, vai. Guarda qua, già personalizzata. Comunque è una smart TV, vabbè, sicuramente funzionerà, che cazzo sto facendo. Qui c'è la pochette di Dad con tutta la sua skincare. Poi la parte veramente figa, sai qual è, Dad? Lo specchio? No. Lo specchio per quando la gente fa l'amore. Anche lo specchio che è immenso. Dad, sembri piccolo in confronto, veramente. Lo specchio è immenso, bellissimo. E però la parte bella è il letto. Un letto... King size, c'era scritto questo, lo sapevo io che l'avremmo trovato. Non ho mai dormito in un king size. Neanch'io. Letto king size. Cioè, qua, capace che non mi senti russare. Ah sì, talmente così distanti che siamo. Ma nell'evenienza, ragazzi, guardate cosa ho portato. Guarda cosa ho portato. Guarda qua. Neanche quelli che fanno atterrare gli aerei hanno. Mi metto quelle e festa finita. Buttati, fai il test del letto. Morbidissimo. È morbido? È tutto memory questo. Quante cuscine ci sono? Ma... che benessere. Lo provo anch'io adesso. Sono abituato a quei letti che mi facevano molleggiare negli ostelli. Vediamo qua. No, vabbè, dada. Che spettacolo, ragazzi, si sprofonda, ci sarà. Sarà in memory sicuro sto letto. Vediamo. Dada, c'è il topper. Bruno Barbieri sarebbe fiero di questo hotel, ragazzi, non ci posso credere. Guardate. Cioè, c'è il materasso normale, che è questo qua. Oddio, non riesco a farvelo vedere, aspettate. Questo. E sopra c'è uno strato di 5 cm di topper. Grande Bruno Barbieri. Qui abbiamo la parte con il telefono e dei cassetti. Ma sono fighissime queste cose, comunque. Pulitissime, ovviamente. E anche di qui uguale. Più questa, penso sia una sveglia. Sì, penso sia una sveglia. Ah sì, c'è la sveglia pure, incredibile. Qua abbiamo l'entrata, l'ingresso principale. Un altro specchio qua, vabbè, il portavalige, chi se ne frega. Un altro specchio, ma che in realtà, questo sono io, è un armadio con dentro il phon. E questo, che cosa? Cos'è sta roba? Questo ti pulisce le... Ma che problemi hai? Che mi devo sdraiare sempre. Ma va a cagare. Questo ti pulisce i pelucchi della giacca. Quello per i poppi. No, come si chiamano? Tu sei poppi. Questi cosi qui come si chiamano? Pelucchi. No, poppi. Poppi. Ragazzi, scrivete nei commenti hashtag poppi. Comunque questo automatizzato, cioè a corrente, non l'avevo mai visto veramente. Mettiamolo giù, tanto probabilmente non lo utilizzeremo nemmeno. Chiudiamo. Vediamo il bagno adesso. Vabbè, il bagno in realtà è molto semplice. Non c'è nessuna vasca idromassaggio, però è bello. Mi sento veramente una principessa. Guardate, specchio enorme, cioè sia lo specchio qua, è tutto qua, bellissimo, nero anche questo. Qua c'è la vasca e qui invece c'è il cesso e il bidet. Con le rifiniture oro, bellissimo anche questo. E basta, questo era il bagno, ragazzi. Adesso vi facciamo vedere ovviamente anche le parti comuni, perché sennò che cazzo di video è sennò? Andiamo a far vedere il resto della struttura? Sì. Visto che abbiamo fatto vedere la stanza? E poi chiediamo fino a che ora possiamo ordinare la cena in camera. Altra cosa che non vi ho fatto vedere, questi qua sono in omaggio, dadda? Biscotto handmade, cantuccio, mandorle e cioccolato. Anche questo è molto piacevole. Qui invece abbiamo un biscotto salato handmade, le Pringles e boh, qui per far colazione anche col tè. Ma noi la colazione la faremo giù ovviamente. Nonostante noi abbiamo a disposizione 24 ore su 24 quella fottuta lounge, che ripeto è la cosa più incredibile di questo soggiorno, abbiamo letto che c'è un ristorante all'interno della struttura, al primo piano. Si chiama Ristorante Mami. Deriva da tua mamma. Tua mamma. Però vogliamo
capire se effettivamente tra i servizi di questa struttura, visto che abbiamo anche una camera di livello superiore, c'è la possibilità di ricevere la cena in stanza. Proviamo. E qual è il numero della reception? Scusami. 118 886. Mettivi la voce. Mettivi la voce. C'è. Sì, salve, io volevo chiedere una cosa. È possibile avere la cena in camera o solamente al ristorante? No, service verbatto. Sì, giusto per capire un attimo, volevo solo sapere fino a che ora è possibile ordinare. Okay, allora, in realtà io lo posso già iniziare a dire, lo service è disponibile 24 ore su 24, però con un menù differente a seconda degli orari, quindi nello stesso arco di tempo, diciamo, si va aperto anche la sua ristorante. 24 ore su 24, ma sì, ma non sei mica allo stadio di Barcellona, porca mia. Ho capito, Dada, ma 24, vuol dire che c'è uno chef lì con il cazzo a penzoloni pronto a cucinare 24 ore su 24. Avranno i turni di chef, non è che è lo stesso chef. Sì, ma che spettacolo, ragazzi, grazie per averci dato la possibilità di vivere questa vita. Fini il piscio, un rumore diverso, incredibile, oh. Ragazzi, è arrivato il momento di scoprire tutta la struttura. Ci hanno detto, ovviamente, ma lo sapevo già, che c'è la palestra. Vada, sei contento per quello? Ci chiuderemo dentro 2 ore dopo. Cosa controlli qua? Se sei chiuso bene, puoi anche lasciarla aperta. Chi vuoi che ti ruba? C'è Jeff Bezos e Elon Musk che soggiornano qua. Guarda. Piano 5, 4, 3, 2 sono tutte le camere, quindi è inutile andarci perché sì, comunque non possiamo fare niente. Piano 1 c'è The Level, che è la nostra lounge, già vista. Però la rifacciamo vedere. Palestra adesso. 1-1. Andiamo in palestra adesso. Tanto è saltata la luce. No, no, Dada, è impossibile. Vieni. Ma siamo arrivati? Sì, sono. Ma è durato un secondo. È durato. Cos'è tutta sta gente? No, Dada, ci imbuchiamo. Andiamo, dai. Andiamo a vedere. Un matrimonio. Sì, c'è un matrimonio. Imbuchiamoci, ti prego. Queste sono tutte sale conferenze, perché ovviamente si possono fare anche conferenze aziendali qua. Cosa c'è in Gorgonzola? Gorgonzola? Gorgonzola, sì. Pazzesco. Ragazzi, è pieno di VIP, non ci posso credere. Pieno di VIP. Cazzo, non l'abbiamo trovato, raga. Vediamo sta parte dell'hotel. Queste sono le statue che troviamo nelle case abbandonate. Comunque questo è l'ingresso da dove mi siamo entrati. Lì era la base del check-in, anche se l'abbiamo fatto al piano 1. Ma quello è un altro bar? Sì. Vediamo un attimo il bar e poi andiamo in palestra. Cioè, guardate l'arredamento com'è. Guardate il... Guarda, mettitelo in casa questo. Ma dove siamo, ragazzi? Che lusso. Non sono mai stato in un posto così bello, sinceramente. Cioè, guardate sopra. E qua c'è il bar con... Puoi prendere di tutto. E qua anche la zona ricreativa con tutti i tavoli. Bellissimo, stupendo. Però noi stiamo cercando la palestra. È all'1, Dada. Qua siamo allo 0, eh. Ben tornare su. Ragazzi, Dada ha sbagliato. È talmente sbagliato. Ma cade sta roba. A letto 1 invece era meno 1. Eravamo al consorzio del Gorgonzola. Dov'è la palestra? Cosa vuol dire nido? Ma sono chiuse queste stanze, ma... Ah no, guarda! Che figata! Sono delle stanze dove fanno le riunioni aziendali. Sì, le conferenze. Che figata incredibile. Pirellone. Pirellone è uno degli edifici principali di Milano. Pazzesco. Guarda qua. No, vabbè. Questa qua è un'opera famosa di un artista. Pazzesco. È di un artista famoso, eh? Io, quelli sono quelli in Piazza Duomo che fanno quei palloncini cani. Sì, tranquillo. Che figata essere ricchi. Stiamo provando la vita dei ricchi, Dada. C'è da dire questo. Un ricco vive così e vive bene. Scusi, mi sa dire dov'è la palestra? In fondo a sinistra. In fondo a sinistra? Grazie. Grazie. Cos'è qua sotto, scusa? Cosa sono sti buffet continui che troviamo in ogni punto? Qua c'è da rubar cibo e alcol a profusione. Palestra. Ci siamo? Qua ci sono tutte le cose fitness pure. Non ci credo. Ma guarda qui! Gracias a Deus! No, vabbè, ma c'è tutto! Stasera pompiamo come i caccia. Guarda, è tutto tecnologico. Dalle foto sinceramente sembrava anche più grande. Però Dada, c'è tutto. C'è tutto quello che ci serve. Non è come la palestra che abbiamo usato a Succema. Quella scassata. Pompiamo talmente tanto che domani mettono la tua foto lì, zio cane, con che gratti il grana con gli addominali. E qua ovviamente c'è anche tutte gli asciugamani che te li danno per allenarti. Siamo un attimo usciti, ragazzi, perché Dada si deve sbanfare la sua solita Icos. Guardate l'immensità delle colonne che ci sono in entrata. E soprattutto questo vaso, mettiti vicino per capire quando ti... Dada se lo mette in salotto questo. Guardate i dettagli anche dell'arredamento interno, ragazzi. Adesso c'è troppa gente perché ci sono appunto questi congressi, però. Però dopo vi facciamo vedere meglio l'hotel, quando ci sarà la situazione un po' più calma. Così devo prendere un tappeto in casa. Quanto
quanto è grande. Prendeva anche tutti gli appartamenti dove abito. Glielo davi anche ai vicini. Guardate quanto è immenso. Torniamo un attimo in camera solo perché devo prendere il caricabatterie e poi andiamo, vi portiamo in lounge con noi a bere, ragazzi. Vi facciamo vedere anche per bene quell'ambiente e anche tutti gli spuntini proteici che ci sono gratis. Facciamo vedere il nostro lato alcolico. Ecco, più il cibo anche. No, anche Donatella Versace lascia sta scia di profumo. Ma lo sento fin qua, è inutile che vengo sotto il tuo collo. Comunque la tessera della stanza è la stessa tessera per entrare in lounge. Che apre le porte del paradiso. Sì. Eccoci, tessera ragazzi, entriamo nella lounge. Si è aperto. Allora, abbiamo già fatto conoscenza con Badr, che oggi, questa sera ci farà ubriacare. Che cocktail ci consigli? Troppo, dai, rimaniamo. Partiamo piano, però. Dai, creaci tu, fai tu. Intanto vi faccio vedere, tutta l'altra parte della lounge è immensa, ragazzi. Dove abbiamo fatto il check-in ed è tutta questa. Io vorrei avere un salotto così a casa. Dai, metti. Perché sembri piccolo in ogni ambiente in cui ti metti? Qui c'è il televisore, è proprio la zona relax e chill. Qui c'è il buffet che viene aggiornato durante tutto il corso delle 24 ore. Adesso abbiamo dei salumi, formaggi, tutto quello che vogliamo. E lì ovviamente c'è il bancone con i cocktail, tanta roba. Andiamo di questo. C'è un bel piattino, guarda, prendo un po' di tutto, sinceramente. Oggi sgarro, guarda se sgarri sabato il weekend. Guarda qui il piattino con le cozze. Il couscous e le cozze. Che spettacolo! Quanto è forte? Vuoi ucciderci? Sei pronto? Sì. Siete pronti? Grazie. Fatti sapere. Grazie. Sapevo che sarebbe finita così, Daniele. E tu il piattino, niente? Ti senti in colpa? Sì. Stai perdendo 14 pettorali. Ragazzi, adesso aperitivo, poi torniamo in camera, cena e poi a mezzanotte palestra. Andiamo in palestra dopo? Ovvio. E lì c'è una marpighe da muro, più grossa della testa di Dadda. Dadda ha appena cercato quanto costa quell'orologio da muro. Quanto? 5.000 euro costa quell'orologio là. Boh, io ci farei un pensierino. Vedrai se quel muro tra 20 minuti ci sarà ancora qualcosa. Badr, tu sei il nostro incubo peggio. A sorpresa è arrivato, senza niente. A sorpresa, senza neanche ordinare, ci è arrivato il cocktail, sentiamo. È veramente buono, eh? Ragazzi, c'è anche il frigo, dove si possono prendere succhi, bevande. Tu vai qua, prendi. Noi acqua, perché siamo fit. E te lo porti in camera. Siamo tornati momentaneamente in camera dopo altri 358 cocktail. E ragazzi, c'è un touchscreen qua incredibile che non avevamo visto prima. E puoi accendere tutte le luci della stanza. Guarda qua cosa ho acceso. TV LED, incredibile. Prima era spenta, adesso è accesa. Questa è la stanza di notte, ragazzi. Abbiamo appena visto il menù da qui, quindi non ve lo facciamo nemmeno vedere. Abbiamo scelto un tagliere di salumi in due, un entrecotte di manzo a testa, servita con patate fritte. Ci facciamo portare un calice di rosso. Che numero è qua da chiamare, va? Sì, salve, io vorrei chiedere il room service per cenare. Vorrei un tagliere di salumi e formaggi, poi due entrecotte, quelle con le patatine fritte. Sì, cottura media perfetta. E due calici di rosso, fate voi, qualsiasi. Sì, va benissimo il Chianti classico. 20-25 minuti e la cena è servita. Ma cosa ci portano il tavolo per mangiare? Il carrello. Siamo sempre noi, sì. Lascia pure. Guardate che vassoiata. Qua c'è il pane, lì il bicchiere di vino. Cazzo mangi? Il Chianti con l'acqua. E qui abbiamo tagliere di salumi e formaggi e l'entrecotte, l'abbiamo preso uguale, spettacolo. Senti che odore, ragazzi, sentite che odore. Buona cena a noi, dai. Anzi, prima di buona cena, viva. Però un tavolino potevano anche portarcelo, eh. Minchia, guardate, io devo mangiare qua, da dove mangiare lì, cioè, non lo so io. Pronto? Sì, salve. Sì. Tutto bene? Sì, tutto a posto, grazie. Sì. Abbiamo finito di cenare e adesso voglio porre ad Adda questa domanda. Cosa stai pulendo? Adesso ti voglio far scegliere questa cosa. Sì. O si va in palestra adesso. Sì. Oppure si va domani mattina alle 7. Alle 7. Sì, alle 7. Adesso si va a bere il cocktail della buonanotte. C'è? Sì, c'è il bar aperto giù. Siamo degli uomini fitness, però. Vabbè, ma solo per oggi, Dada, concedici una sera in 365 giorni. Tutte le settimane mangiamo tacchino. Dai, andiamo, mettiti le scarpe, va. Guarda qua cosa mi ha lasciato.
caramelline. No, vabbè, è pazzesco. Tutte le caramelle, raga, da prendere, non ci credo. Guarda qua. Io sono malato di caramelle. Ah, dada, c'è anche il lo yogurt proteico, se vuoi qua, eh. Ah, ma puoi anche bere, non ci credo, anche a sta ora. Magari vivere 365 giorni l'anno così. Che sogno. Quello teoricamente è il bar. Vediamo. Spettacolo. Che spettacolo, raga, è un velluto qua, tutto vellutato. Abbiamo scelto, ragazzi, senza pensarci troppo, due mojiti. È arrivato il mojito, è di bellissimo aspetto, dada. Questo è un vero mojito, eh. Oh, guarda. Viva. Dai, oh, che occhi c'hai. Perché non hai lasciato la mancia? La mancia devono darmela loro a me. Ragazzi, guardate ancora un po' di dettagli di queste, queste piante. Ah sì, guarda l'adibito sopra duomo. Il duomo. Sembra uno scricciolo. Come si chiude questo, dada? Da lì? Ragazzi, stiamo andando a dormire. Ragazzi, ma non si può dormire così per colpa di questa persona. Stai facendo atterrare i Boeing 747. Fai che lontano così. Buenas noches a todos. Con la luce. Con la luce. Mannaggia. Come si sta? Mannaggia. Oh, fermo. Sì, l'hai chiusa. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. A domani. Buongiorno, Daniel. Buongiorno. Come hai dormito? Non ho dormito. Perché? Perché forse siamo più abituati a materazzi grezzi. Materazzi grezzi. Invece quando si dorme troppo bene un po' di nervosismo c'era. Dada si è già fatto il suo caffè qui, quindi è pronto per iniziare questa giornata. Stiamo andando giù in palestra e vi portiamo con noi. Dada ha cambiato canotto, attenzione, è ancora più grosso, porco Diaz. Madonna, sembra sto scendendo con un toro, sto scendendo. Mamma mia, oh, non stiamo neanche più nell'armadio. Nell'armadio, nell'ascensore. Preso la asciugamanino, ognuno col proprio asciugamano, tac, adesso lo spacchettiamo. Le 7:30 di mattina, neanche Arno Schwarzenegger, ragazzi. Certo, forza, forza. Guarda che quel braccio lì ti sta esplodendo, cretino. Guarda che braccio tamarrissimo, i muscoli che l'umano in generale non c'ha. Riccardo, forza. Forza, ragazzi, forza. Non si molla un cazzo. Concentrati. Fase conclusiva dell'allenamento, ragazzi. Mi ha spinto, eh. Madonna, che tenacia, ragazzi. Pancake, come li vuole? Troppo. Salta, che fai? Stai filmando tutto, stavo. C'è il pancake. Tu il pancake. Così che è iniziato. Ragazzi, guardate come sì, in che condizioni siamo a fare colazione. Ci sono tutti ingravattati, Dio santo. Noi siamo gente del pueblo, ci alleniamo e poi veniamo a fare colazione. Comunque questa è la colazione, raga. C'è di tutto. Anche il salmone affumicato, tutti i salumi, patate al forno, formaggi, uova. Tutto, cioè, spettacolo. Ovviamente all'interno della vostra lounge. Ragazzi, sembrava tutto così salutare. Poi mi distrago due secondi. Guardate, Dante, che cazzo si è fatto portare? Nutella e sciroppo? Ogni cosa bella finisce, mi hanno insegnato. Sì. Stiamo tornando alla vita normale adesso. Ce ne stiamo andando, ragazzi, abbiamo fatto le valigie. Stiamo per abbandonare la nostra bellissima camera d'hotel. Allora, dada, siamo giunti alle conclusioni finali di una bellissima esperienza, devo dire. Certo, assolutamente, rispetto alle altre. Ti faccio subito questa domanda. Secondo te, quanto abbiamo speso esattamente all'interno di questo hotel abbandonato? Scusami, di questo hotel 5 stelle. Prezzo della camera, di una camera superiore, dell'Evel, tutto quello che vuoi, tutti i servizi, tutto quello che abbiamo vissuto. Quanto merita di prezzo per una notte? Io non ho più pari idea. Più o meno. 400 euro. Un pelo di più. 500. Circa 550 euro. Il prezzo varia un po' in base alla giornata, ma in linea generale, in media, una camera di questo tipo costa 550 euro una notte. Sti cazzi. Di solito spendiamo 550 euro per tutto il viaggio che facciamo durante la settimana. Io non so la media degli hotel 5 stelle. Il corretto. Prezzo è corretto per tutto quello che ti danno, contando che il cibo è infinito, tutto quello che vuoi. Io mi sono sentito coccolato. Ci sono stanze che costano di meno, ci senza sono... level. Sì, ci sono stanze che costano di meno, ma non hai accesso alla lounge, e venivano circa 300-350 euro, ma ci sono stanze che anche costano di più, tipo la suite da 80 metri quadrati veniva a 1300 euro una notte. 80 metri quadrati, giocavamo a calcio dentro. Il voto che daresti all'esperienza, contando adesso che sai anche il prezzo? 9. Sì, 9, 9 e mezzo. È giusto, al di là del prezzo, che noi abbiamo vissuto questa esperienza, al di là di tutta la merda che abbiamo mangiato in questi ultimi mesi. Io ti ringrazio per avermi accompagnato. Grazie a te. E adesso sarà 3 hotel di merda e uno bello. 3 hotel di merda e uno bello. E niente, ragazzi, noi vi salutiamo. Grazie per aver visto il video fino a qui. Ci vediamo prestissimo con tantissimi altri contenuti. Ciao.